Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Nei pressi del parcheggio Brin, smantellata un'attività commerciale totalmente abusiva che vendeva frutta e verdura occupando più di 100 metri quadri di suolo pubblico. Gli alimenti esposti allo smog erano in pessimo stato di conservazione. I reparti della Polizia Ambientale, della Polizia Investigativa e Logistica hanno sequestrato diversi quintali di prodotti e 3 autocarri adibiti al deposito delle merci. Nella zona del mercato del Caramanico, a Poggioreale, sorprese in flagranza 2 persone mentre sversavano un furgone di rifiuti in una discarica abusiva monitorata dalla Polizia Ambientale. Sottoposto a sequestro penale l'automezzo e denunciati alla magistratura i responsabili. Intensificati i controlli anche nelle ore serali e notturne nella zona est di Napoli, tra Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Multate diverse attività artigianali, tra cui un'autocarrozzeria responsabile dello sversamento irregolare dei propri rifiuti. Bruciare rifiuti diventa reato e i responsabili sono soggetti all'arresto. Dal 5 febbraio è in vigore la nuova normativa nazionale che prevede, fra l'altro, una condanna da 2 a 5 anni per chi dà fuoco ai rifiuti, con una specifica aggravante se si tratta di un'azienda. È previsto anche l'utilizzo dell'esercito per il sequestro e la bonifica dei terreni sottratti alle ecomafie. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli i prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.